Abbiamo quindi previsto 8 appuntamenti in 8 giorni, cominciando con una serata di gala, io direi una serata di spettacolo, in cui noi racconteremo il nostro passato, parleremo del nostro presente e lanceremo un'idea molto forte per il futuro, soprattutto il cinquantennale che si dovrebbe svolgere, speriamo, fra 2 anni. Al di là della serata inaugurale che svolgeremo all'area eventi del Parco Fluviale, lunedì 12 luglio alle ore 21, seguiranno, nei giorni successivi ci saranno 6 workshop a tema, dove noi parleremo degli aspetti culturali, economici, turistici, culturali, della solidarietà, i valori espressi dalla Coppa Interamnia, coinvolgendo vari esperti, comprese le istituzioni. Faremo delle riflessioni, ognuno dirà la sua. Alla fine tireremo un progetto, stileremo un progetto per il nostro futuro, un progetto, io spero, mi auguro, forte e molto interessante. Quindi creiamo le premesse in questa occasione, sperando di raccoglierne i frutti nel più breve tempo possibile, perché abbiamo 2 anni di tempo per lavorare, per far tornare la Coppa grande come lo è stata una volta. Quando ero consigliere regionale ho sottoscritto questa legge che riguarda appunto la Coppa Interamnia e prevede un finanziamento che monta a 50.000 euro e sto seguendo come assessore, perché sicuramente è una manifestazione di rilievo regionale che assume un carattere fondamentale per il nostro territorio, perché c'è uno scambio di culture e quindi va sicuramente potenziato e valorizzato, anche per il fatto che un altro anno ricorre il 50° anno da quando è stata fatta, e quindi un'emozione per tutti i giovani che hanno seguito questa manifestazione, ma non solo, quindi sicuramente è una bella cosa che vogliamo ulteriormente potenziare anche alla luce di questa pandemia, che purtroppo non ha permesso le ultime edizioni di essere fatte, però cercheremo per il futuro di rilanciare ulteriormente, coinvolgendo tutte le persone e tutte le istituzioni che in sinergia possono fargli fare un ulteriore salto di qualità di un evento già di per sé importante.